progettato sul segreto di Pulcinella, perché abbiamo cercato di tenerlo nascosto, ce l'avamo quasi riusciti, ma Attilio ha cominciato a postare film, video su Facebook della location, però va bene, negli ultimi giorni particolarmente. Perché è stato il cantiere. Ecco, bravo, giustamente questa comunicazione. Sì, location reale. Cui, esatto, una location reale, sotto la moda degli anni, Torino, quindi città particolare, e il tema è stato proprio quello di affidare dei tre progetti che avessero comunque a che fare un pochino anche con questa Torino particolare, esoterica, magica, perché un po' da tutti i concept, poi alla fine è nato un po' questo tema, perché si lega ovviamente a Torino. Pensavamo che alcuni si sarebbero spostati al Museo del Cinema, al Museo Egizio e tutto quanto, invece poi alla fine il risultato è stato abbastanza, diciamo, univoco a livello di concept, ma completamente diversi tra i progetti che prendono spunto dall'esoterismo, dalla magia, da comunque un pochino, poi ve ne parleranno attentamente. È uscito anche lo spirito vero di questa città, esatto, non è, esatto, è un po' solo la Juventus, per fortuna non è solo Juventus, ma c'è anche... parli a uno che di calcio non capite niente. Per fortuna, e per cui insomma, siamo soddisfatti, perché il tema è stato sicuramente curioso rispetto a quello sviluppato negli anni scorsi. Adesso magari lasciamo la parola... Sì, giusto per dare un'indicazione, se ci spieghi un attimino... Sì. Dal tuo punto di vista, questo stabile come nasce, che cosa ne farai, e chissà mai che magari qualche o parte di questi progetti possano poi magari incontrare un possibile investitore che non si sa. L'idea è sempre stata quella, un po' di creare queste sinergie che poi non sappiamo mai dove portino, e si spera che poi possano generare comunque business e soddisfazione per tutti voi. Sì, allora noi abbiamo comprato da Teatro Stabile, l'immobile, che è un Teatro Stabile, un teatro di Torino, che aveva ricevuto in pagamento dal comune di Torino, invece di ricevere dei soldi, gli aveva dato quell'immobile. Quindi abbiamo messo in vendita, noi abbiamo partecipato all'asta, l'abbiamo comprato, e con una società immobiliare mia, che ha dato il progetto da fare a me. Diciamo la prima cosa che abbiamo dovuto fare, anche se l'edificio avete visto è molto semplice, ha un vincolo di prossimità con la Mole, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata portare tutti i progetti in sovrintendenza, e il sovrintendente... questo edificio ha una storia un po' strana. 4 anni fa era stato comprato da un'altra società che voleva fare un palazzo di 7 piani e demolire tutto quello che c'era. Hanno presentato la pratica, è passata in sovrintendenza, è passata in comune, c'è stato un comitato di quartiere, hanno fatto una petizione e il sovrintendente si è preso una denuncia penale perché aveva fatto passare il progetto. Ogni tanto almeno funziona. Quindi diciamo, quello che abbiamo fatto noi come progetto che è passato è stato di non demolire niente, e alzare esclusivamente il tetto, quindi noi alla fine abbiamo realizzato un piano terra, un primo piano, un piano sottotetto, e poi non sappiamo ancora cosa faremo sottoterra. Una parte dell'interrato lo usiamo per gli impianti, una parte piccolina, una parte lo vorremmo dare come cantina agli edifici, agli alloggi del piano superiore, e poi c'è quella stanza bellissima, grossa, che avete visto, sono circa 400 metri quadri che non sappiamo assolutamente cosa farne. Sono venute due ragazze di Torino la scorsa settimana in ufficio a me e hanno proposto loro vorrebbero fare una coltivazione idroponica, quindi vorrebbero coltivare piante senza marijuana. In realtà una aveva portato un vasettino di brodo che l'ha fatto con le sue piante, ma non lo so. Beh, sai che con la marijuana in Olanda cucinano di tutto. Ah, sì, certo. Diciamo, l'idea un po' particolare è quella di fare tutti alloggi al piano terra e dare proprietà il giardino, dando in proprietà gli alloggi del piano terra, in modo che gli alloggi, anche se sono al piano terra, abbiano quella caratteristica lì. L'idea mi è un po' venuta, tra l'altro, vedendo 2 o 3 anni fa un progetto di Simone Micheli, di quegli alloggi al piano, di quell'hotel al piano terra qua a Milano. È una sorta di hotel diffuso in cui Simone, esatto, Micheli aveva utilizzato tutti i negozi a Milano. Praticamente, com'è? Sì, brava, 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 esatto. E
piani integrati in realtà una soluzione vera e propria non esiste ancora. A me sarebbe piaciuto fare una spa, uno perché in quella zona non ce ne sono, a Torino non ci sono tantissime spa, ce ne sono due o tre di qualche hotel e poi c'è Cucci Terme e basta. Due perché sarebbe stato un bel servizio da dare a chi compra gli alloggi. A oggi il 60% degli alloggi sono venduti, il 60% venduti e il cantiere è partito da una settimana, quindi sta andando molto bene rispetto al periodo storico e economico che stiamo vivendo. Ma noi ci affidiamo a un'agenzia di Torino che conosco, che fa tutto lei, è molto brava, ha tanti contatti con giornalisti, mi manda spesso in televisione a parlare di cose, quindi in realtà si occupa di tutto lei, è molto brava a vendere. Si innamora molto dei progetti che facciamo e li vende molto bene. Noi non ci occupiamo direttamente delle vendite, facciamo vendere. Beh, chissà mai con uno di questi tre progetti magari. Beh, noi in realtà, questa è diciamo, la parte dell'edificio, gli abbiamo dato anche una parte di piano terreno per ovviamente favorire l'ingresso, abbiamo modificato la scala che va giù un po' per rendere la cosa un po' più semplice anche per loro, poi in realtà è una scala che ho improvvisato in 10 minuti, credo che quindi le sezioni non siano neanche perfette, però lo sapevano. E qui vediamo appunto lo spazio e questo è lo spazio sotterraneo, bellissimo, con queste arcate e questi oblò che praticamente da sotto si può vedere anche proprio la mole anche mediana. Per cui è uno spazio molto suggestivo e vediamo adesso come l'hanno trattato i nostri progettisti. Qui vediamo anche l'immagine. Devo dire che ecco io vedendo queste immagini mi aspettavo che i progetti avessero salvaguardato molto di più questo ambiente, invece poi no. Sono stati più chiusi, hanno fatto proprio perché forse questa tematica esoterica dello scoprire così ha portato a delle chiusure all'interno dello spazio, per cui forse il concept da quel punto ha sicuramente diminuito. Bene, quindi adesso comincerei con il primo gruppo e vediamo di partire con i, come vi chiamate di gruppo? APD. APD. Prego. Un applauso di Gaggia.